Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di riso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso per insalate, zucchine tagliate a cubetti, piselli, carote tagliate a dadini, acqua, sale, pomodorini tagliati in quarti, mais, olive nere, uova, tonno, basilico, menta, olio evo e aceto di mele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizioniamo il cestello, smuoviamo un po' i chicchi di riso con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il varoma. E cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte, anche le uova. Anche il riso è cotto. Trasferiamo il tutto in un'insalatiera. Adesso aggiungiamo i pomodorini. Il mais, il tonno, l'olio, l'aceto di mele, un po' di olive, una parte le lasceremo per decorare. Qualche fogliolina di basilico, qualche fogliolina di menta. Li amalgamiamo con la spatola. Aggiustiamo di sale e pepe e decoriamo con le uova sode. Insalata di riso. Grazie e alla prossima ricetta!